Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't. Il cinema mi è sempre piaciuto. Poi io sono nata nel cinema, non solo perché mio padre era il regista Ingrid Bergman e mia madre... No, mio padre era il regista Roberto Rossellini e mia madre era l'attrice Ingrid Bergman. Ma anche i miei nonni. Mio nonno ha costruito il cinema Barberini a Roma, che ancora è un cinema importante. E mio nonno paterno, Justus Bergman, era un fotografo. Quindi la fotografia, il cinema è sempre stato parte del mio DNA. Mi è sempre piaciuto e vedo tanti film sempre. Ancora adesso tanti di più perché con lo streaming è più facile accederli. Il cinema ti fa entrare in un altro mondo, ti fa capire tante storie, tante emozioni, tante culture diverse. E essere adesso a Roma celebrata per la mia carriera nel cinema è un onore enorme. Poi si vede che questo amore è restituito perché lo vediamo da questi corti decisamente originali, no? Anche un po' sopra le righe, però dove mi sembra c'è tanto di te. E insomma in questo ruolo anche con il film della Rohrbacher, no? Insomma, un ruolo di nonna, parola ad averla, no? Insomma. Allora in questa rassegna il premio mi è stato dato non solo come attrice, sì, ma anche come regista, perché a 50 anni ho cominciato a fare dei film corti sugli animali, che mi è stato suggerito da Robert Redford, che voleva fare dei film corti perché adesso con la distribuzione digitale non sei più costretto a fare la mezz'ora, l'ora televisiva o l'ora e mezza, le due ore del cinema. E quindi abbiamo finito col fare 50 piccoli film di 2 minuti, come se fossero dei haiku, quelle poesie giapponesi corte, sugli animali. Portami lì, vai. Guarda che disastro. What did you do? This leg works, doesn't work. Questa funziona, sì. Guarda, questa la sì, muovo sì, benissimo, tranquilla. Questa, allora, sedia a rotelle. Comodissima. È una grande invenzione la sedia a rotelle. La bellezza cos'è? È sempre splendida. Grazie. La bellezza bisogna definirla. Allora, se è definita in maniera molto restrittiva, bionda, giovane, alta, con gli occhi azzurri, non lo sono e quindi mi rattrista. Quindi io la definisco diversamente. La definisco, così mi includo, la definisco come creatività, come l'espressione, cioè il vestirsi è anche una maniera di esprimersi, come la lingua. E quello che esprimiamo... se riusciamo ad esprimerlo attraverso il trucco e i vestiti, secondo me è anche il simbolo dell'eleganza, quello di vedere la psicologia di una persona, vedere come la persona si vuole presentare. Questo secondo me è la definizione di eleganza. Siamo in conclusione, un'ultima domanda. Io, insomma, qualche volta ci siamo incontrati, certo non ci conosciamo bene, però quello che io vedo da Isabella Rossellini è una grande serenità. È così? E se è così, da dove viene, se mi posso permetterglielo di chiederlo, forse dalla sua indipendenza? Ma ci sono dei momenti sono serena, dei momenti non lo sono, voglio dire, anch'io sono normale come tutte le persone, quindi dei momenti sono allegra, dei momenti non lo sono. Però credo di avere una natura abbastanza giocarellona e che quindi più o meno sono sempre allegra.